Oggi 20 luglio 2019 ci troviamo nel lungomare di Scauri, precisamente in un parco con un punto preciso riservato per spettacoli pubblici, ma in questo contesto appunto uno spettacolo, o meglio un incontro per valorizzare e conoscere il territorio vinturnese, abbiamo un prodotto tipico che ce lo illustrerà il conduttore, il gestore di questa attività, azienda, giusto? Giusto. Come si chiama? Mi chiamo Marco Carruzzo e sono un produttore agricolo. Noi in questo caso ho portato solo dei trasformati e ho fatto qualche dolce, poi queste sono le prime more di bosco trovano, qualche biscotto con le nostre marmellate, lo stesso il panettone è fatto con le nostre marmellate, abbiamo quattro varietà di marmellate, abbiamo sottoli di zucchini, poi abbiamo pesca albicocche, vari patè, vari gusti, confitture extra di fragole e miele, tutto quanto è tutta roba genuina, non viene trattata, siamo contro i trattamenti. Che biologica assolutamente. Siamo in fase di perfezionamento. Sì, perché ci vogliono, devono passare 2 anni per il biologico. Quindi è nata e sorta questa azienda? Sì, è sorta. Recente. Sì, è sorta recentemente. Abbiamo le campagne tra Polcherine e Tufo. Colline minturnesi allora? Sì, colline minturnesi, tutto i Monti Aurunci. E in quanti collaborate per questa produzione? L'attività principalmente sono solo io, mi occupo da solo delle cose. Delle cose. Ebbene, hai lo spazio tutto adatto per la lavorazione allora. Ovviamente sicuramente so che hai avuto una nonna che ti ha lasciato negli anni scorsi, ovviamente, negli anni passati, sì. I segreti per questo tipo di lavoro, no? Sì, infatti queste confetture d'agrumi sono terreni che aveva mia nonna, quindi è sua eredità. Ebbene, anche ecco, vedo le more che me le gusto e frequentemente nel periodo non è facile trovarle, quindi tu hai invece la possibilità i tuoi terreni di recuperare e accogliere questi prodotti. Non si trovano più perché la mora è un prodotto delicato, quindi poche persone ce l'hanno perché ormai si comprotta all'ingrosso. Ma soprattutto perché ci sono diserbanti che purtroppo danneggiano le siepi, non lo fanno volontariamente, volutamente, però purtroppo al di là dei diserbanti, la mora è un prodotto che oggi deve essere colto e massimo domani deve essere consumato. Bene, grazie e tanti complimenti per questa iniziativa. Grazie. Perché hai studiato qui a Minturno, che scuola? Sì, ho fatto il liceo scientifico. Quindi sei un altro ambiente, non hai fatto l'alberghiero, approfondire. Ho intenzione di approfondire l'ambito culinario, però sono attualmente studente di lingue straniere, quindi... Tutt'altro. Non c'è proprio niente con la campagna. Perfetto, va bene. Comunque hai voluto seguire le orme dei nostri nonni. Perfetto, va bene. Ci risentiamo prossimamente. Grazie mille. Buone cose.